Sconfiggere la violenza di genere, domestica e sui luoghi di lavoro attraverso la forza della rete è l'obiettivo del protocollo sottoscritto da CGIL, UIL Puglia, Confindustria, ANCI, Consigliera di Parità e Centri Antiviolenza presenti sul territorio. Un segnale forte che arriva in modo unanime e in modo trasversale, così come purtroppo ancora trasversale la violenza sia fisica che psicologica. Gli ultimi casi nel nostro paese ci spingono finalmente ad esercitare un ruolo attivo. Per questo sia come parti datoriali che come parti sociali, quindi sindacati, Confindustria, parti istituzionali, la Regione, il Consiglio, la Presidenza del Consiglio della Regione, la Consigliera di Parità, ma anche l'ANCI come parte pubblica, i comuni. Noi mettiamo a disposizione le nostre sedi, vogliamo fare un lavoro comune con le parti istituzionali e con le parti datoriali, fuori e dentro i luoghi di lavoro. Sicuramente verso quello di poter essere un primo approccio verso le donne che hanno difficoltà nell'uscire da tanta violenza, e quello per noi deve essere un grande percorso, un inizio di percorso per poter aiutare queste donne in difficoltà. Verrà quindi costituito un tavolo di coordinamento tra le parti coinvolte per monitorare gli effetti delle iniziative messe in campo. A partire dalla certificazione della parità di genere, che significa che le donne vengono trattate allo stesso modo degli uomini, che qualsiasi persona viene trattata in maniera uguale, per esempio sono uguali le posizioni di responsabilità, sono uguali gli stipendi, ci sono tutta una serie di procedure che servono a diminuire quelle che sono le tensioni, anche che possono essere anche soltanto psicologiche.